E dobbiamo andare noi. Aspettiamo che finisca. Ma ho dato un appuntamento e dobbiamo essere puntuali. Su, andiamo, no? Ci scusi, signorina Quinn. Noi abbiamo un impegno. Ci vediamo domani, eh? Vieni. Buonanotte. Ci vediamo domani in palestra. Va bene. A domani. Prendete, qua ce n'è per tutti. Calma. Prendi, ce n'è ancora. Ehi, Shorty. Sì, dimmi, campione. Come faccio a pagare tutta questa roba? Dovrai continuare a combattere. Ehi, là. Attenzione voi tutti, attenzione. A nome di tutti quanti noi, ti consegno la mia medaglia di campione, come segno della nostra riconoscenza. Che gesto, Marcus, quale onore ci fai? Marcus, Shorty. Innanzitutto voglio ringraziarti, ma non posso accettare. Che cosa ho fatto per meritarla? Un solo incontro. Tu ne hai fatti 50 per averla. Tu eri un vero campione. E tu, Steve, ci hai ridato la speranza. E dovrai fare tanti incontri. Metticela tutta. Armstrong! Sì! Armstrong! Sembra che si divertano. Per adesso. Skull felice di lavorare per signor Rogan. Tu sarai la mia polizza di assicurazione. Sembrano due giovani leoni, vogliono sbranarsi. Un calcio in bocca, un diretto. Armstrong ha preso in mano la situazione. Ora prende in braccio Vulcan e lo fa volare. Armstrong ce l'ha fatta di nuovo. Questo ragazzo è davvero formidabile. Ha vinto di nuovo. Questo era il quarto incontro. Armstrong continua a mietere vittorie nell'arena. Un calcio col destro, uno col sinistro, ha vinto. Pensiamo che presto si batterà contro Horn. Il pubblico è tutto per Steve Armstrong. Un calcio destro, un diretto, che combinazione! Gordon è al tappeto, è più piatto di un disco volante galattico. Armstrong ha superato tutti i contendenti. Il pubblico lo adora. Ormai nessuno più sperava di vedere un lottatore umano nell'arena. Come vuoi, commissario. Allora siamo d'accordo? Ho subito molte pressioni. Sì, capisco la situazione. E ci sono molti Kruger in ballo. Devo dare alla gente quello che vuole, mi capisci? Certo, commissario. Allora fisserete l'incontro? Sì, se credi che lui sia pronto. Praticamente non abbiamo scelta, ma sarà un bel incontro. Sì, sarà un gran bel combattimento. Allora siamo d'accordo. Il commissario insiste perché io dia un piccolo colpo ad Armstrong. Beh, quindi dobbiamo fare per forza qualcosa. Voglio dire, se Armstrong batterà Horn, lei perderà il controllo del campionato di lotta. Lui non batterà Horn! E se lo facesse? Senta, signor Rogor, io ho un piano che ho elaborato con Skull. Vedrà che le piacerà. Sono sicurissimo che le piacerà. Forse deciderà anche di darmi il controllo della bisca di Estab quando l'avrà sentito. Quale piano? Di che accidenti stai parlando? Di Skull. Noi pensava ad un'entrata della fase 3 nel Seiko 3000 con un Raiden 5000 e un cavo di raffreddamento numero 3. Basta così, Skull! Beh, signor Rogor, Skull praticamente voleva dire che possiamo manomettere il sistema di handicap. E questo non l'ha mai saputo fare nessuno. E tu sai perché? Perché?
Perché è impossibile farlo. Nessuno è mai riuscito neanche ad entrare nella stanza di quel maledetto computer. Signor Rogor, se perderà il controllo del campionato di lotta, lei avrà perso tutto. Ho un mio piano anch'io. Adesso tu e il tuo scheletrico compare toglietevi dai piedi. Signor Rogor... Ho detto fuori! Dai, aumenta la difesa! Bravo, non ti scoprire! Stagli addosso, buttalo a terra, forza, Steve! Dai, più svelto! Colpisci, così! Forza, non ti sbilanciare! Continua, continua! E bloccalo! Bloccalo, forza! Dai! Vai, vai così, il destro! Il destro! Avanti, Stitches, fallo muovere! Perfetto, stai andando bene, Steve. Ok, vai. Fermatevi, ragazzi! Cavolo! Un altro round! Certo che ha un bel pugno. Solo uno, Stitches è ancora in forma. Sarà un grande campione. Bene. Dai, Stitches, un altro round! Lottare imitando il suo stile sfibrante, ragazzi! Ehi, sei l'unico che può allenare. Diglielo! Dai, forza, lucertolo! Dai, amico, stai andando bene! Non vorrei che troppa palestra ti sfinisse. Sta tranquilla, sono in forma. Andiamo. Dai, Steve, più velocità. Forza, Steve, dagli sotto con quel destro. Muoviti, muoviti, Steve, colpisci e scappa. Dai, bravo, così. Forza. Non ti scoprire. Alza la guardia! Gioco di gambe! Gioco di gambe! Muovi i piedi! Muovi i piedi! Forza, vai, Steve! Buttalo giù, Steve! Adesso! Adesso! Forza! Forza! Dai, Wayne, adesso basta, andiamo, andiamo! Bell'incontro, come va tutto? Grazie mille. Bravissimo, bravissimo. Bello stile. Tieni sempre d'occhio quel destro, eh? Non abbassare mai la guardia. Bravo. Toglimi questa roba, Shorty. Devi continuare a lavorare sulle combinazioni con quel movimento laterale. Mi ascolti? Sì. Va bene, ho capito. Hai capito? Non ti preoccupare, ho capito. Per tonificarti fatti un bagno di ioni. Ho detto non ti preoccupare. Dobbiamo pulire la palestra, su ragazzi, spicciatevi! Come mai tanta fretta? Per me si è innamorato. Jade! Perché non usciamo insieme? Così mi distrago un po'. Credo che mi rilasserei con te. Quando sono rilassato combatto meglio. Ah, e io dovrei aiutarti a rilassarti? Ti va?